Forza, cominciamo! Pronti? Sì, sì, vai! Giriamo la bottiglia! Fa sì che si fermi su Mindy! Non sto nella pelle! Sta rallentando! Oh, si è fermata! Su di me, che emozione! Ok, divertitevi! Wow, il mio primo bacio! Parliamo e basta? No, no, voglio un bacio perfetto! Oh, ma guarda! Ok, ci sto! Ah? Justin, guarda! Che cos'è? È un diario magico! Wow, guarda questi disegni! Sono davvero carinissimi! Voglio aggiungere qualcosa. Magari dei soldi? Sta succedendo qualcosa? Wow! Hai visto anche tu? Non ci credo, siamo ricchi! Oh, Chris, come sei bello, sei il mio sogno. Saremmo una coppia perfetta. Chris? Magari poi sali da me e beviamo qualcosa? Cosa sta facendo con essi? Ho la sua foto nell'armadietto. Questa la prendo io. Uomini, non posso crederci. Cosa ci troverà in quella lì? Oh, forse posso dare una lezione a essi. Forza, diario magico, non deludermi. Ecco, ci siamo. Oh. Eh sì, stai bene? Ah, così impari a sedurre il mio Chris. Strano forte. Forse dovrei fare qualcosa. Ma no, starà bene, non è niente. Ma con Chris che faccio? Devo pensarci. Ci sono, farò qualche piccola modifica. Così andrà bene. Fai la tua magia, diario. Ah, adoro l'odore dei soldi. E anche il colore mi fa felice. Ehi, un attimo! Ho un capello fuori posto! Ah, quant'è vanitoso! Voglio che ami me, non se stesso. Devo riprovare. Proviamo a renderlo più intelligente. Ciao, Luna! Ciu! Oh, avevo tutta questa roba nel naso, wow! Che schifo! Che altro abbiamo? Oh, il tipo atletico mi è sempre piaciuto. Meglio atletico che col cervello. Chris? Wow, e vai! Perché non si apre? Ok, forse avevo torto. Oh? Chi l'ha detto? Vuoi litigare? No, non di certo. E addio alla mia cotta. Che succede? Ah? Qualcosa non va? Il cuore! Provo quello. Speriamo bene. Chris? Oh, ciao Luna. Ho una cosa per te. Spero che ti piacciano. Oh, tantissimo! Ma la più bella sei tu. Ti accompagno in classe? Chris? Aiuto! Oh no, una folata di vento? Devo prendere i libri per la lezione. Ah, che succede? Ehi, Stacy! Bello, Cassie! Forza, andiamo! Magari fossi una cheerleader. Quello cos'è? Una gara di cheerleader! Quasi, quasi! Ma sì, ci provo! Finalmente è il mio momento! Ciao, Lily! Si è persa? Sicuramente saremo di nuovo in squadra. Mi passi quel pompon? Perché nemmeno sai come si fa? Troviamo un altro posto. Ehi, che maniere! Vi farò vedere io. Mi serve solo il mio diario. So cosa fare, vediamo se questo vi piacerà. Jake è così carino. Oh, guarda! Adesso stupirò tutti, proprio come in allenamento. Woohoo! Decisamente noioso. Forza così, Lily! Oh? Questo era inaspettato! I pompon, nascondiamoci! Vai, 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 vai! Che imbarazzo! Adesso tocca a me! Salve! Forza, comincia! Ce la posso fare! Oh. Forza! Impressionante, vero? Oh, sì! Lei mi piace! Ma non era proprio questo il mio sogno. Almeno sono nella squadra. Forza, Mindy! Meno male che nessuno mi riconosce. Wow, hai visto?
Fatemi posto. Che mi sono persa? Shh, silenzio. Sì, sì. È il mio telefono? Oh, Cheryl! Ehi! Insomma... Ehi, cerco di guardare il film, sai? Certo che posso parlare, non faccio niente di che. Sì, ok, aggiorniamoci, ciao! Oh? Che succede? Perché è una festa? È quello che è. Ci penso io, col mio diario magico. Disegno un telecomando. Ora non mi perderò niente. Adoro il mio diario. Riavvolgiamo. Ancora un po' indietro. Ma cosa? Questa parte l'ho già vista. Ah, ho visto questa scena. Voglio patatine. La busta non si apre. Sei così irritante. Cerco di concentrarmi. Oh, ecco cos'è successo quindi. Hai visto? Bello. Ehi, smettila! Che gente! Ma che è venuta a fare qui? Oh, mi sta venendo sonno. Mi stiracchio un po', mi si chiudono gli occhi. Oh, troppo rumoroso. Lo spengo. Meglio così. Ehi, insomma, stavamo guardando il film! Silenzio, sto cercando di dormire. C'è un solo rimedio. Ecco, così va molto meglio. Forse adesso avrò un po' di pace e silenzio. Oh. Dove siamo? Ah, ho il naso! Siamo dentro al film! Quanto è rilassante scrivere nel mio diario magico. Oh no, farò tardi a lezione. Devo sbrigarmi. Ehi, fai attenzione! Scusami. Guarda dove cammini. Mi succede sempre. Non fa nulla. Perché succede sempre a me? Ce l'ho fatta. Oh, c'è mancato poco. E questo cos'è? Pronti per il test, sì? È un test difficile. Oh, me l'ero scordato. Ma di che mi preoccupo? Ho il mio diario magico. Prenderò il voto più alto. Chiederò le risposte al diario. A chi serve studiare? Sì, funziona. Ah, ma dove sono? Ehi, sto aspettando. Ma che ti prende? Niente risposte. Aspetta. Ma cosa? Stai imbrogliando. Che strano. Fa niente, ci riprovo. Ok, diario, non fare scherzi, ok? Vai! Sembra promettente. Niente, eh? Si sarà mica rotto. Che cos'è? Vediamo un po'. Devo far finta di niente? Ma queste sono le risposte! Qualcuno sta copiando! Calma. Vi tengo d'occhio, capito? No, non è giusto. Ci sono, posso copiare le risposte. Wow, Mindy proprio non sa scrivere. Ciao, posso aiutarti? No, grazie. Ah, da dove è spuntato? Mi deludi molto, Luna. Non mi dai altra scelta. È insufficiente. Spero che ti serva da lezione. Ah, sì? Beh, lo vedremo. Devo scrivere una cosetta sul mio diario e trasformare l'insufficienza in un ottimo voto. Me lo sono meritato. Ah, ci siamo! Ma cosa? Ancora insufficiente! Ma che ha che non va a questo coso? Guarda, ho preso il massimo! Non posso crederci! Sono così intelligente! Stupido diario! No, non può essere! Questo non è il mio diario! Com'è possibile? Forse l'ho scambiato con la secchiona? Sono molto simili, in effetti. Ma se io ho il suo... Lei allora ha... Il mio diario! Magico! Io invece ho questo e basta! Non ci credo, non è possibile! Oh, mi manda in bestia! Finalmente un po' di fortuna! Era ora! Wow, niente male! Che posso desiderare ancora? Sperimentiamo con la resina. Aggiungiamo i colori. Bello il rosso. Mettiamo anche il blu. Che bello, i colori sembrano fluttuare.
Ah sì, ecco la foto al suo posto. Ragazzi, è così bella. Ah, lui è il più carino. Oh sì, questi selfie spaccano. Devo finire il regalino per lui. Wow, questi dessert la faranno felice, sono dolci come lei. E che profumino. Un bacio prima di mandarglielo. Ok, è il momento giusto per darle il regalo. Tesoro, quanto mi manchi. Oh, anche tu mi manchi. Ho un regalo di San Valentino per te. Per me sei la migliore. Ti amo. Ah, ma che fa? Davvero, manda baci a un'altra. Non posso crederci, ha già una ragazza. No, i dolcetti che ho preso per lei. Oh no. Come ho potuto essere così stupida? No, sta piangendo. Devo trovare un modo per consolarla. Forse il ciondolo con la sua foto, ma sì, funzionerà. Ok, ho la resina e un po' di polvere fosforescente. Verso tutto quanto e comincio a mescolare per bene. Ci vuole un po' di pazienza perché tutto si mescoli insieme. Ci siamo? Sono pronto per la prossima fase. Verso la mistura in questo stampo a forma di cuore. Ecco, tutto pronto. Adesso posso estrarlo. Carino, vero? Aggiungo una catenina e sarà un regalo fantastico. Tutto quel tempo sprecato con lui. Oh, scusa amore, la campanella. Ci vediamo fuori, ok? Ora è il momento. Mi avvicino con il banco. Ah? E tu che vuoi? E ciao, ho una cosetta per te. Tadan! Ho creato questa collana apposta per te. Oh wow! Ma è bellissima, l'adoro! Grazie e buon San Valentino. Ha funzionato! Oh, che belli questi colori, come fluttuano! Questo esperimento è davvero interessante. Che noia, magari schiaccio un pisolino, giusto qualche minuto. Allora ragazzi, capitolo 12 dal libro di chimica. Aggiungo un po' di questo adesso. Ok, credo di aver fatto tutto come scritto sul libro. Mi sa che ho mescolato abbastanza. Ah? Troppi molari. Oh, ma guarda. Prof! Ah? Ha visto che sta facendo Christopher? Oh! Chris! Oh! Christopher! Oh, cosa? Sono sveglio, aiuto! Così impara. Oh, ha fatto la spia, adesso me la paga. Beccati questo. Auguri col tuo esperimento adesso. Oh, poverina, e ora che farai? Oh no! Che cattivo! Devo ritrovare la pagina. Belle sta. Va bene, basta, Chris. Vieni subito alla lavagna e risolvi questa formula. Avanti! Oh, povero mio, anche la gomma sul naso. Va bene, magari ci riesco. Stupido Chris, chiudermi il libro. Adesso ho perso il segno. Ma cosa vedono i miei occhi sul suo banco? Sai una cosa? Ho un'idea e ho della resina epossidica. Comincio il trattamento con la resina sulla sua bibita. Verso tutta la resina sulla lattina. Guarda come cola. Devo coprirla per intero. Ok, credo che basti così. Si è asciugata, diamo un'occhiata. Nemmeno si nota il rivestimento di resina. Sono davvero geniale. Chris finalmente imparerà la lezione. Specialmente perché gli ho rivestito anche il cellulare. Per non parlare della sua merendina. Incredibile, me la sono cavata. Meno male. Oh? Che succede? Ma allora che ha questa lattina? Non posso aprirla! Ha funzionato, sta impazzendo! Ehi, anche la mia merendina! No, no, il mio telefono! Ho quasi finito di truccarmi. Ah, quanto adoro questi orecchini! E quanto adoro lui! Nessuno è più bello di lui! Non vedo l'ora di vederlo di nuovo! Oh no, sono in ritardo, devo sbrigarmi! Finalmente comincia la partita, wow! Ho da bere e da mangiare, comincia la festa! Ah? Ma che fine ha fatto l'altro orecchino? L'avrò lasciato in giro da qualche parte, qui non c'è, qui nemmeno... Ma dov'è? Uffa, non posso uscire senza i miei orecchini preferiti! Sto cercando di godermi la partita! Vai, vai, forza! Sì, abbiamo segnato! Oh?
Cos'era quel rumore? Qualcosa si è rotto. Oh no, il suo orecchino! Io l'ho distrutto. Oh. Papà, come hai potuto farmi questo? No, non posso spezzarle il cuore così. Devo fare qualcosa. Ma sì, c'è qualcosa che posso fare. Comincio con questo anello e un po' di plastilina. Devo mettere i colori uno sull'altro come un arcobaleno. Poi con questo righello taglio via la parte in eccesso. Perfetto! Un piccolo arcobaleno. Ma non basta ancora. Ecco fatto! 4 arcobaleni sicuramente la faranno felice. Ottimo lavoro, sono pronto per il titolo di migliore papà. Ah, papà, mi hai fatto degli orecchini nuovi! Sì, fantastico, sono contento, ti piacciono? Li adoro! Mi stanno benissimo e si intonano col vestito. Fantastico, vado al mio appuntamento. Grazie papà, ciao ciao! E ciao! Tragedia sfiorata. Ecco fatto, ho finito la cipria. Oh, ciao, come sei bella oggi! Ciao, anche tu sei splendida, adoro i tuoi capelli! Mua, mua, mua. Grazie! Non ero sicura però su quali gioielli indossare oggi. Ti capisco, io ho questi nuovi orecchini che mi stanno da favola. Oh, wow, tesoro, sono meravigliosi! Ma guarda quelli che ho comprato io! Dovevo averli a tutti i costi, capisci? Ma certo, sono proprio perfetti per te! Vero? Ah, tu sì che mi capisci! Aspetta, ma dove hai preso tutti questi anelli nuovi? Non dirmi che mi hai nascosto qualcosa! Ti piacciono? Ma sì, e ho qualcosa da mostrarti anch'io! Non so decidere quale mi piaccia di più, forse questo qui. Oh, certo! Oh, non va bene, meglio tirare fuori tutto quanto! Oh no, mi è caduto tutto! Come farò adesso? Oh no, che peccato! Sai cosa? Ti serve un portaanelli. Tipo questo, vedi? Adesso ti aiuto io. Oh, poveri anellini! E questo cos'è? Adoro questo colore, fammelo provare. No, non è un rossetto. Insomma, lo è, ma è per portare gli anelli, vedi? Oh cielo, ma dove l'hai preso? Amica, non distrarti, ascoltami. Ecco come ho fatto. Comincia con un tubetto di rossetto e uno stampo di resina. Devi tirar su tutto il rossetto e poi inserirlo nello stampo così. Dopodiché ci versi sopra la resina. Lo stampo assorbirà la resina extra. Ecco, così dovrebbe bastare. Adesso lo facciamo asciugare così. Ed ecco fatto, possiamo estrarlo dallo stampo. Visto? Non è stato difficile. Ho fatto così. Adesso ho un portanelli carinissimo. Grazie per il consiglio. Ma figurati, siamo migliori amiche, no? Forza, forza, devo arrivare fino in fondo al labirinto! Da qua, devo tenermi in forze per vincere! Ragazzi, non ho mai fatto così tanta strada, oggi batterò tutti i record! Mi sto avvicinando, ci sono quasi, sono a un passo dal tesoro! Cosa? No, ma che? La luce, non ci vedo! Il gioco! No, 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 deve esserci qualcosa che posso fare, forse se guardo da vicino i tasti. No, è troppo buio, non vedo un accidente! Mi sto solo stancando gli occhi. Ci sono! Userò una torcia elettrica, proviamo. Wow, ehi, sta funzionando! Almeno credo, non ho ancora perso. Sì, non devo fermarmi, devo conquistare il labirinto. Presto, cambio di mano così posso usare questi tasti di nuovo. Ah, la torcia, maledizione! Non posso arrendermi. Ora sì che ragioniamo. Perché non si accende? Forse qualcosa non va. Oh, questa non ci voleva. Fin troppa luce. Mi sono quasi accecato adesso. Non c'è rimedio. Che posso fare? Accidenti, brancolo davvero nel buio. Aspetta un attimo, ma... L'hamburger! Ecco la soluzione. Ok, tasto ESC, tu verrai con me. Devo anzitutto mettere un po' di plastilina qui sopra. Capito che sto facendo? Un piccolo hamburger di plastilina. Anche l'insalata, sì. Mi piace il formaggio e i semini di sesamo sopra. Tadan! Ho fatto un hamburger per ogni tasto che mi serve nel gioco. Ottimo lavoro. Non ho bisogno della luce, mi basterà il tatto. Sparisci tu, lampada inutile. Ora posso tornare a giocare, sì! Devo proprio rifarmi il look. Via questi. Via anche gli occhiali. Questi li prendo io. E poi un bel nodo alla camicia. Ehi, Mindy! Grazie, Lily.
Ora la festa può cominciare. Queste staranno benissimo qui. Tutti amano il cocomero. Il mio party avrà un look tropicale. Sleghiamo le tende. E credo sia tutto pronto. Proprio bello. Un attimo. Quasi dimenticavo. Il mio cocomero, com'è bello! Lo porto in soggiorno. Oh no! Oh, perché mi va sempre tutto storto? E adesso che faccio? Oh, ho trovato! Ah, il negozio è chiuso! Ma mi serve un cocomero! Ne troverò uno? Non mi piace per niente. Forse qui mi andrà bene? Mi sa che ho avuto una pessima idea. Oh. Finalmente deliziosi cocomeri. La mia t-shirt. Adesso non ha importanza. Non ho una busta per trasportarlo, ma forse non me ne serve una. Faccio qualche buco in più sulla mia t-shirt. Tanto è già rovinata. Ok, così dovrebbe andare. Me la tolgo e poi la giro al rovescio. Poi la annodo così. Perfetto! Il cocomero va qui dentro. Così posso trasportarlo a casa. Proprio quello che mi serve. Andiamo! Tornate a casa tutti d'un pezzo. Metto il cocomero qui sul tavolo. Questa si è rivelata davvero utile. Ehi, hai un cocomero! Ne voglio una fetta! È così gustoso! Che buono! Devo buttare la spazzatura. Che stanchezza, vorrei solo poltrire. Che puzza! Oh no, c'è Chris! Non voglio che mi veda così! Sembro spazzatura anche io! Perché doveva sedersi proprio lì? Ah, devo escogitare qualcosa e subito. Mi nasconderò finché andrà via. Ah, dai, Chris, va via! Oh no, sta venendo da questa parte! Adesso che faccio? Non ho altra scelta. Cosa? Non ci posso credere! Sto arrivando! Ora sì che sembro spazzatura. Ma almeno ho evitato una figuraccia. No, pessima idea! Dai, su, pensa, deve esserci qualcosa che posso fare. Forse la spazzatura può aiutarmi a mali estremi, estremi rimedi. Insomma, potrebbe andare peggio. Cosa? Non ci credo! Tutto bene lì? Sì, vai via! Aspetta, ma sei Luna? Ciao, Chris! Ma che fai? Guarda come sei conciata! Non c'è bisogno di farmelo notare. Che sfigata! Che cattivo! No, non può essere così difficile. Che fastidio! Oh, salve! Ma cosa? Mi serve quel vestito, facciamo a cambio? Sei matta? Ma era un affarone! Forse ho trovato! Devo solo togliere le braccia dalle maniche e infilarle nel colletto della maglia. Poi annodo le maniche sul davanti e intorno al collo. Carino davvero! Oh, i capelli! Così va meglio. Cosa? Non ci credo! Sì, arrivo! Chris? Ehi, torna qui! Ciao, come va? Ehi, Luna! Gran bel look! Grazie per averlo notato! Oddio, è così divertente! Oh, mi ha mandato un messaggio tenerissimo! No, guarda, Chris mi ha chiesto di uscire! Cosa? Gelosa? Aspetta! Guarda qui! Chris ha chiesto anche a me di uscire! Oh, come può farmi questo? Ah, uomini! Deve esserci un errore! Ma chiaro, non ti chiederebbe mai di uscire! Solo una di noi può uscire con Chris, ok? Ok! E quella sarò io. Sì, come no, staremo a vedere. Stupirò Chris.
È un gioco da fare in due. Volevo metterlo io, quel rossetto. Oh, che peccato. Non c'è problema. Adoro questi orecchini. Non mi piacevano comunque. Questi sono più eleganti. Ripetilo finché ci crederai. Prendo la mia borsa. Anch'io. Questa? Stai scherzando? È da 4 soldi comunque. Questi jeans mi stanno sempre bene. Ma sono i miei! No, sono miei! Molla l'osso! Li ho visti prima io! Smettila! Smettila tu! Ah! Guarda che hai fatto! Ah, puoi tenerli per me, buona fortuna! Ma come faccio adesso? Non posso indossarli! Oh! A meno che... Devo strapparli ancora di più! Poi infilo le mani nei jeans e li indosso attraverso lo strappo. Così, ecco. Adesso li tiro giù. Wow, fantastico! Ora di andare? Non così in fretta. Bel look, vero? Devo ammetterlo, sono colpita. Ciao! Levati di mezzo! Chris! Ma chi c'è lì con lui? Wow! Oh, ciao ragazzi! Oh, sono gemelli! Facciamo finta di niente. Dopo di te. Sto aspettando Mindy. Oh, eccola, devo andare. Ciao, come va? Che dici, andiamo? Oh? Non riesco ad alzarmi. Che strano. No, è vernice fresca quella. Oh no, non ho visto il cartello. Succedono sempre tutte a me. Non posso alzarmi, sono incollata alla panchina. Ah, succede sempre più spesso. Come faccio adesso? Un attimo, ma ho usato la vernice o la colla? Ups, non dare nell'occhio. Non c'è niente da fare, resterò qui. Aspetta, forse posso aiutarti. Pensavo che avrebbe funzionato. Tira più forte. Dai, su, via dalla mia panchina. Oh, che faticaccia. Non ho più le forze, accidenti. Lo dici a me? Come sto? Dimmi la verità. Bel disastro, vero? Decisamente. Ma forse possiamo rimediare. Mi serve una cosa. Prendo questa. Adoravo questi jeans. Ok, al lavoro, fidati di me. Spruzzo un po' di vernice sui tuoi jeans in questo modo. E poi uso un po' di stencil. Vedrai, starai benissimo. Ancora qualche riga qui sotto. Ecco, sarà perfetto. Dovrei lavorare come designer. La parte dietro è a posto, ora davanti. Questo impedirà alla vernice di finirti sulla pelle. Dovresti pagarmi, sai? Ok, qualche piccolo dettaglio ancora. Ecco fatto, finito. Che te ne pare? Wow, fantastico! Incredibile, ho i jeans personalizzati, geniale davvero! A questo servono le amiche. Ok, andiamo. Ma la vernice? Devo averla lasciata da qualche parte in giro. Oh, non posso perderla. Oh, ho appena fatto un grosso sbaglio. A volte i soliti vestiti ci vengono a noia, ma questo non significa che devi buttarli via. Con un po' di immaginazione e creatività puoi rifarti tutto il guardaroba. Quale look ti è piaciuto di più? Fatti sentire nei commenti. Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo qui.